Ciao, oggi preparo i canestrelli piemontesi, sono dei dolcetti popolari che sono diventati famosi e vengono preparati sin dal Medioevo, molto semplici ma veramente buonissimi. Gli ingredienti che mi occorrono per preparare i canestrelli sono 100 g di farina 00 e 100 g di fecola di patate. Ho già mescolato insieme le due farine. 130 g di burro a pezzetti, freddo, 60 g di zucchero, la scorza grattugiata di un limone, un pizzico di sale e una bustina di vanillina. In alternativa si può usare la bacca di vaniglia, si estraggono i semini, o altrimenti anche la vaniglia liquida, insomma quella che avete in casa che dia il gusto di vaniglia. 2 tuorli d'uovo. Soli. La particolarità di questi dolcetti è che le uova, che i tuorli d'uovo sono soli. Comincio a lavorare insieme il burro e lo zucchero. Dopo aver lavorato bene e zucchero e burro, questo è il risultato. Adesso vado a schiacciare i tuorli, li devo far diventare come una crema, devono essere proprio sbriciolati benissimo. Se volete potete pure frullarli. Dopo aver praticamente reso in crema i tuorli sodi, li vado a versare nel burro e zucchero. Mescolo benissimo e faccio sì che si amalgami al resto del composto. Aggiungo anche la scorza del limone e mescolo bene. Dopodiché possiamo aggiungere il pizzico di sale e la vaniglia e la farina, sia quella di la farina 00 che la fecola di patate. L'impasto, una volta amalgamato bene, risulta molto morbido, quindi necessita di rassodare in frigo 1-2 ore. Vado a ripulire il mestolo. L'impasto lo vado a mettere in una busta da congelatore o nella pellicola trasparente. Quindi chiudo bene, porto in frigo e lascio che rassodi per bene per circa un'oretta, due. Dopo un'oretta ho spolverato il tavolo da lavoro, vado a prendere l'impasto dei canestrelli che rimane comunque piuttosto morbidino e vado a spolverare bene con la farina e inizio a tirare l'impasto lasciando uno spessore abbastanza altino di circa 1 cm, poco meno di 1 cm dovrebbe andare bene. Creo i canestrelli con una taglia biscotti a forma di fiorellino. Con un beccuccio tondo vado a fare il buchino centrale dei canestrelli. Dopo, facendo attenzione perché comunque sono molto delicati, li vado a prendere aiutandomi con una spatolina
e li porto su una teglia da forno con carta forno. Lasciamo abbastanza spazio tra l'uno e l'altro perché in cottura crescono e si gonfiano. Andiamo a eliminare i ritagli che poi impasteremo un'altra volta, facendo sempre molta attenzione perché sono abbastanza morbidi e veramente rischiamo di romperli. Posso infornare la prima teglia di canestrelli. Mi raccomando, infornate una teglia per volta con forno preriscaldato 180 gradi statico per circa 10 minuti. Non devono colorarsi troppo. I canestrelli sono tutti cotti, li ho lasciati raffreddare, ora posso andare a spolverarli abbondantemente con lo zucchero a velo. I canestrelli sono pronti, deliziosi, semplici ma di una bontà unica. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un pollice in su, iscrivetevi al mio canale e condividete il più possibile con i vostri amici. In questo modo mi aiuterete a far crescere il canale. Buonissimo! È molto friabile e delizioso, provateli perché sono veramente favolosi.